Signore e signori, un benvenuto vi giunge dallo stadio Tommolini di Martinsicuro. Siamo qui per commentare le finali provinciali giovanili AICS Roma. Sta per andare in scena per la categoria 2009 lo scontro fra giochiamola sempre Arsenal e Urbe Club. Seguiamo subito l'iniziativa dell'Urbe Club, guadagnato calcio d'angolo. Sono 5 le maglie blu pronte a ricevere. Occhio perché il pallone passa! E sul secondo palo viene recapitato a rete da Nicolas Carpentieri dopo appena un minuto. È già in vantaggio l'Urbe Club con la marcatura di Carpentieri. Un difensore che è pronto ad operare il rinvio. Questa volta è preferita la corsia di sinistra. Occhio perché appoggiandosi in avanti sul Leone trova spazio. Giochiamola sempre. Leone riesce anche a calciare. Buona la risposta sul destro basso di Clementini. Occhio dall'altra parte perché Schiavone vorrebbe innescare il movimento da parte di Aratoiei, che però non riesce a controllare. Ancora estremo difensore pronto ad occuparsi del rinvio, vuole andare in avanti ma in quella zona di campo non ci sono proprio compagni. Allora Urbe Club che riparte da Clementini, il suggerimento favorisce solo Padovan che non riesce però a trovare l'appoggio sul compagno. Occhio dall'altra parte, Schiavone prova a puntare, ad abbassare il corpo, ad armare il destro centrale. Buona la risposta di Lattuada, lanci lunghi. Intanto occhio a Schiavone, occhio al numero 9 con il destro, grande risposta di Lattuada. Lattuada deve accelerare le operazioni e deve andare al rinvio che va ad effettuare corto dalle parti di Lulai che se la fa portare via. Occhio ad Aratoiei, vuole andare in avanti. Schiavone attende questo pallone, in questo modo però favorisce l'intervento degli avversari. Poi occhio perché viene lasciato lì il pallone con Pitalis che va al destro, troppo centrale ancora dalle parti di Lattuada. Seguiamo il corner, Padovan va morbido verso il cuore dell'area, difesa che riesce ad allontanare. Poi arrivano qui tre fischi del direttore di gara, l'Urbe Club passa sulla giochiamola sempre con risultato finale di 1-0.